Volevo ringraziare per il taglio che ha dato questa lezione di stasera perché mi aiuterà a continuare nella preghiera di intercessione per la mia situazione personale e mi aiuterà anche a non far prevalere il non credente che c'è in me sul credente, e non è facile. E poi avrei due domande. Cioè, lei ha detto che Maria, alle nozze di Cana, ha chiesto con molta discrezione a Gesù. A me non sembra tanto, cioè nel senso che ha detto ai servi, fate quello che vi dirà, sembra quasi che abbia oltrepassato la volontà di Gesù, no? Ecco, e poi un'altra domanda che mi sono posta in queste lezioni anche precedenti, nelle serate precedenti. Cioè, lì ha detto spesso che Dio ha mandato Gesù in un momento della storia in cui l'umanità si sarebbe persa, no? Ecco, io mi chiedo, ma non ci sono stati prima e dopo momenti forse peggiori di quelli in cui... Perché questo? Cioè, cosa significa che l'umanità si stava perdendo proprio in quel momento storico? Grazie. Allora, la preghiera di Maria, effettivamente la preghiera di Maria è da un lato molto discreta, Cana, quasi registra la situazione, lei vede, questa carità intelligente che è capace di intus legere, di leggere dentro quella situazione e si rende conto per prima della mancanza di vino. E lo dice, non sta lì a parlare, prega, Gesù, non hanno vino. Questa è già una, cioè non gli dice devi intervenire, lì vedo appunto la delicatezza della preghiera, una preghiera realistica, quindi lo sguardo di questa donna di fede sulla realtà, si rende conto del bisogno e lo dice, ma senza dire devi, Gesù, non hanno vino. Si sente rispondere così da Gesù, donna che c'è tra me e te, che è come dire, lasciami stare. Io appunto devo agire quando il Padre mi dice di agire, non è ancora giunta l'ora, no? Quindi Gesù che sta aspettando un segno del cielo per poter dare inizio ai segni di rivelazione di Dio. E Maria, bypassando questa obiezione, avrebbe potuto prendersela, come che c'è tra me e te, sono tua madre. No, con somma delicatezza, gioca di sponda, tra virgolette, cioè si rivolge ai servi dicendo fate quello che vi dirà. Quindi, da un lato è una richiesta implicita, Gesù, devi dire qualcosa, devi far qualcosa, questi pendono in questo momento dalle tue labbra, dall'altro lato un sommo rispetto di quello che Gesù dirà. E da qui io prendo, diciamo così, quella doppia intuizione, da un lato Maria spinta dall'amore, quindi l'amore è frutto dello Spirito, quindi in quel momento Maria è un docile strumento dello Spirito Santo che fa arrivare a Gesù il segno che lui attendeva. Un segno che non viene dal cielo, non so, la colomba nel momento del battesimo, sgorga dalla terra, ma sempre segno del cielo è, sempre Spirito Santo è, attraverso Maria. Figlio, sembra dirgli il padre, è ora di dare inizio ai segni che ti porteranno a quell'ora, l'ora della rivelazione suprema. E infatti Maria è presente qui. E sarà presente sotto la croce nel Vangelo di Giovanni. E secondo aspetto, guardate che la predisposizione di Maria è proprio l'atteggiamento migliore per accedere nella preghiera. E se è vero che noi non facciamo niente di buono, di bello e di vero senza lo Spirito Santo, è già frutto della preghiera. È il primo frutto quel mettersi a disposizione di, quel dire Gesù ti prego,
Ecco, quell'atteggiamento è già frutto della preghiera, ma è anche dal punto di vista dell'ottenimento di una grazia richiesta l'atteggiamento migliore. Gesù di fronte a un atteggiamento così sempre ha concesso. Per cui Maria, modello di una preghiera insistente, perché lì si vede, voi che siete mamme, si vede l'insistenza. Altro che non c'è niente tra me e te, figlio. Ecco, però la delicatezza assoluta non gli dice devi, fate quello che lui vi dirà, decidi tu cosa fare. Ecco, l'altro aspetto, allora, questa visione di un mondo rovinato, di un mondo destinato a finire nelle tenebre, è quella che ci consegna il Nuovo Testamento. Se voi leggete il prologo di Giovanni, vi rendete conto di un mondo che è ottenebrato. La luce venne nelle tenebre e in Giovanni le tenebre sono il dominio del peccato. E se andate avanti a leggere da questo punto di vista, vedete proprio la lotta di Gesù contro il principe di questo mondo. Quindi c'è un mistero maligno che in quel momento della storia, stando alla rivelazione, stava avendo la meglio. Se poi uno dice, vabbè, Giovanni forse un po' pessimista, no, no, andate avanti a leggere e trovate San Paolo che prospetta la stessa cosa nel suo capolavoro, ma anche in altri testi, ma nella lettera ai Romani, proprio i primi due capitoli, cosa dicono? Dicono che il mondo pagano, cioè il mondo che noi definiremmo greco-ellenistico, allora conosciuto, che non apparteneva al popolo di Israele, è finito nell'idolatria e in tutta una serie di peccati dovuti all'idolatria. No? Leggete Romani 1, 24, 28, avete tutta una serie di peccati che testimoniano il mondo pagano, con la ricchezza delle sue civiltà, della sua arte, della sua filosofia, è finito nella vanità, dice il testo. E non si rendono nemmeno conto di questo. Con una certa ironia, dice Paolo, si sono messi ad adorare quadrupedi, serpenti. Dov'è l'immagine di Dio che è in loro? Si è vanificata perché l'idolo, che è vuoto, svuota. Caria dall'interno l'essere umano, quindi uno sbandamento di tutti i popoli pagani. Poi Paolo nel capitolo secondo si rivolge al suo popolo, al popolo di Israele, e dice: anch'essi sono finiti, anche loro sono finiti nel peccato. Un peccato diverso, perché Dio a loro aveva donato tanti privilegi, si era rivelato come l'unico vero Dio. Aveva rivelato la sua volontà salvifica nella legge di Mosè, ma cosa ha fatto il mistero maligno? Paolo parla di peccato al singolare, la martia, che non è la somma dei peccati, è precisamente il mistero satanico. La martia ha rovinato la libertà. Paolo dice: è entrato nella carne, ha ferito la libertà dell'uomo a tal punto che questi, che conoscevano la legge di Mosè, cosa hanno fatto? Spinti dalla martia, spinti da questo mistero maligno, strumentalizzano la legge rendendola uno strumento di morte. Cioè, sono entrati nel meccanismo perverso dell'autogiustificazione. Il fariseo della parabola del fariseo e del pubblicano, no? Io mi giustifico da me. Io facendo leva sulla legge che tu Dio mi hai dato, sono signore a me stesso. Quindi un'auto-idolatria. Dunque il mondo è destinato a finire sotto il dominio del peccato, alla dannazione eterna. E lì Dio è intervenuto mandando il suo figlio in carne simile a quella di peccato, cioè vero uomo, ma capace lui nella sua libertà di resistere alla tentazione. E così ci ha salvato attraverso la liberazione, diciamo così, interiore della rivelazione dell'unico vero Dio, Abba, e attraverso il dono dello Spirito.
Quindi è un dato che filosoficamente parlando, storiograficamente parlando, non possiamo dimostrare. Possiamo dire da che mondo è mondo gli uomini si fanno guerra. Va bene, c'è violenza nel mondo, tanti peccano, ma dal punto di vista né filosofico né storiografico possiamo giungere a questa verità che è una verità di fede. Cioè, il mondo stava andando verso l'inferno. La libertà umana era a tal punto ferita, o la Sacra Scrittura dice, il cuore dell'uomo si era indurito a furia di far peccati, che resisteva a Dio, ma resistere a Dio vuol dire andare verso la dannazione eterna.